Anima e mentalità, terzo successo consecutivo e quarto blitz in altrettante gare esterne, soprattutto primo posto consolidato. Ieri sera nel posticipo dell'ottava giornata la Ternana non è andata oltre lo 0-0 nella sfida casalinga con un Campobasso in netta ripresa rispetto al balbettante inizio di stagione. Tradotto in numeri, il Pescara guida la classifica con 20 punti, 3 di vantaggio sulla coppia Ternana-Intella, 5 su Arezzo e Torres. Ad Ascoli ha offerto il meglio di sé, mettendo in chiaro da subito le cose. È sceso in campo per vincere, lo ha fatto con personalità, sfoderando, non è esattamente un dettaglio, una prestazione di alto livello. Il 2-1 finale va sicuramente stretto, i biancazzurri non hanno mai creato così tanto, qualcosa come 6-7 palle gol. Finalmente Vergani, migliore in campo per dedizione, sacrificio, capacità di giocare con e per la squadra, prova nobilitata da un gol meraviglioso. Si diceva della mentalità, come accaduto a Terni. Due minuti dopo il pareggio di Corazza, la squadra di Baldini è già dall'altra parte del campo per riprendersi. Scena e partita, così è stato. Nel prossimo turno il Pescara non giocherà, il Milan futuro ha chiesto e ottenuto il rinvio per la presenza di diversi nazionali. I biancazzurri torneranno in campo venerdì 18 ottobre contro la Spalla Ferrara, inizio ore 20:30. Il lungo intervallo può influire sul ritmo acquisito, chissà, potrebbe anche essere salutare, vedremo.